Oggetto numero 16. Misure che la Regione intende adottare nei propri interventi vaccinali alle persone con disabilità, anche al fine di contrastare potenziali disuguaglianze nei gruppi di popolazioni particolarmente vulnerabili. Interrogazione Fioroni Peppucci, interroga la Vicepresidente Fioroni. Grazie. Grazie Vicepresidente. Oggi ciò che chiediamo in quest'Aula è di fare un punto di ulteriore chiarezza su un tema per il quale non ci interessa appuntarci una medaglia, ma semplicemente informare gli umbri su ciò che si è fatto e ciò che si intende fare per la vaccinazione delle persone con disabilità. Ricordo che la questione viene da lontano e che sin dal 3 dicembre le associazioni a livello nazionale più rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità si sono mosse per ottenere che fossero inserite le persone con disabilità nel piano vaccinale nazionale. Il 4 gennaio abbiamo noi stessi depositato una mozione in tal senso, unitamente ai nostri deputati in Parlamento che hanno presentato un'interrogazione all'allora governo Conte. In data 19 gennaio poi Fisce Fund hanno scritto una lettera al Ministero della Salute su chiarimenti urgenti rispetto alla tempistica di somministrazione del vaccino e l'indicazione precisa di quali persone inserire nei piani prenatali, senza categorizzare o dividere per patologie la disabilità. Le famiglie sono rimaste in attesa per lungo tempo. La risposta è arrivata l'8 marzo, dopo oltre un mese dalla lettera alle due principali federazioni nazionali. E il capo di gabinetto del Ministero della Salute ha precisato in una nota che fra le persone che riceveranno per primi i vaccini rientrano certamente i soggetti affetti da trisomia 21, sindrome di Down, in ragione della loro parziale competenza immunologica e dell'assai frequente presenza di cardiopatie congenite, perché per questi motivi sono da ritenersi fragili, e altresì lo stesso capo di gabinetto ha incluso i soggetti affetti da disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica corrispondente ai portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104. È stata una novità rilevante, e anche perché per la prima volta dall'inizio della pandemia viene specificata nero su bianco ed estesa a tutti i soggetti con gravi disabilità certificata la vaccinazione prioritaria. In realtà, con l'arrivo del nuovo commissario, del nuovo governo, è stato modificato l'impianto dell'intero piano vaccinale, dando priorità agli estremamente vulnerabili e modificando le categorie in fasce d'età. Dopo questa precisazione del Ministero della Salute, rilanciata anche dal Dicastero per la Disabilità, che si è formato, ricordiamo, con il nuovo governo, il 10 marzo nel question time alla Camera la stessa Ministro della Disabilità Erika Stefani ha confermato che i disabili gravi e i loro familiari dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti-Covid. Si è detto poi che la proposta sarebbe stata sottoposta alla conferenza delle regioni e alle autonomie locali. Va aggiunto però che nella nota dei vaccini prioritari per i caregiver ancora non c'era traccia, come non veniva fatto riferimento alle dosi per i minori con gravi disabilità, entrambi punti richiesti dalle associazioni. È stata questione di qualche giorno e finalmente si è arrivati ad un chiarimento. Il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, nell'ambito del piano vaccini anti-Covid, ha riconosciuto l'importanza della vaccinazione delle persone che si occupano quotidianamente di persone disabili e non autosufficienti. In Umbria, e questo lo dobbiamo sottolineare, sin dai primi di gennaio, quando noi abbiamo depositato la mozione, l'assessore Coletto ha recepito e condiviso immediatamente la necessità di includere le persone con disabilità nel piano vaccinale, affermandolo in un comunicato stampa, nonostante ancora ci fossero, come detto in precedenza, ritardi, criticità e note sfumate nel piano vaccinale nazionale. In seguito il commissario D'Angelo ha avuto anche modo di chiarire le intenzioni e le modalità che la Regione intendeva espletare per individuare categorie degli estremamente vulnerabili che, ricordo, sono stati inseriti come prioritari nel nuovo piano vaccinale, e cioè creare un team di esperti per identificare il target anche attraverso il contributo fondamentale dei medici di medicina generale e, per quanto riguarda la gestione dei dati, di Umbria Salute e Umbria Digitale. Tutto ciò con una grande incognita: l'arrivo dei vaccini.
perché come sappiamo, per quanto riguarda le fasce estremamente vulnerabili con fragilità e le persone con disabilità, sono indicati vaccini Pfizer e Moderna, non possono essere utilizzati vaccini AstraZeneca. Quindi su questo c'è da fare una sottolineatura, perché l'arrivo delle dosi dei vaccini chiaramente implica un condizionamento sulla velocizzazione di certi tipi di vaccinazioni. Per tutto quanto espresso, siamo a chiedere di chiarire in quest'Aula quali misure e in che tempi si intendono adottare per vaccinare le persone con disabilità. Grazie. Grazie Vicepresidente. Risponde l'Assessore Morroni. Prego Assessore. Sì, grazie Vicepresidente. La vaccinazione dei soggetti appartenenti alla categoria numero 1, ovvero categoria di cittadini affetti da specifiche patologie, valutate come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associato a Covid-19 per danno d'organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2, definite estremamente vulnerabili, ecco, si avvierà da aprile con vaccino nel rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale, così come inviato il 12 marzo ultimo scorso. È stato necessario individuare la numerosità degli aventi diritto e dei criteri laddove la sola esenzione non è sufficiente a garantire l'appartenenza alla specifica patologia della categoria o laddove viceversa la condizione non è identificata da specifica esenzione. Rientrano in questa categoria i soggetti definiti estremamente vulnerabili e i portatori di disabilità gravi, disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, ai sensi della legge 104 del 92, l'articolo 3,3. Allo stato attuale sono stati programmati e reclutati alla vaccinazione tutti i soggetti non autosufficienti, compresi quelli affetti da disabilità presenti nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie e coloro che frequentano le strutture semiresidenziali. Dalla prossima settimana saranno reclutati tutti gli altri. Saranno vaccinati anche i caregiver, sempre nel rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale con vaccino a vettore virale. Grazie Vicepresidente. La parola alla Vicepresidente Fioroni per la replica. Grazie. Grazie Vicepresidente. Quello che posso dire è assolutamente di velocizzare quanto più possibile queste procedure, stante che siamo consapevoli, come ho detto anche nell'illustrazione di questa interrogazione, delle difficoltà che advengono dalla mancanza dei vaccini che debbono essere utilizzati per queste categorie, per gli estremamente vulnerabili e persone con disabilità. E sappiamo anche che la situazione che ci troviamo ad affrontare è una situazione complessa, anche il cambio in corsa del piano della vaccinale, quindi della nuova programmazione, sicuramente non è semplice nella sua gestione, perché la Regione aveva nel tempo già individuato alcune categorie preesistenti nelle priorità nel piano vaccinale precedente del commissario Arcuri, per cui siamo consapevoli anche del lavoro che si sta facendo e dell'arrivo attuale di quelle 16.000 dosi che mancavano inizialmente all'Umbria, perché ricordiamo che quando vediamo certe classifiche dobbiamo tenere in considerazione alcune variabili, tra cui proprio l'incidenza del numero dei vaccini che arrivano rispetto alla popolazione. All'Umbria mancavano sicuramente queste 16.000 dosi che sono arrivate, ma ne mancano tante altre, tant'è che ancora con veemenza il governo regionale, lo sappiamo e per questo ringraziamo la Giunta, sta chiedendo le 50.000 dosi in più che sin dall'arrivo delle varianti in Umbria si sono ritenute necessarie per procedere velocemente con la vaccinazione. Questa Assemblea ha dimostrato sempre una grande attenzione nei confronti delle categorie vulnerabili, dei fragili, arrivando anche a una mozione congiunta, e voglio qui sottolineare che era una sensibilità da parte della maggioranza come della minoranza, perché in entrambe delle mozioni che sono state presentate in quest'Aula c'era presente la necessità di vaccinare
e velocizzare la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Quindi non vorrei più leggere magari nei comunicati stampa che qualcuno vuole appuntarsi medaglie che in questo caso non c'è necessità di appuntarsi. Quindi grazie. Oggetto numero 20. Quantificazione del bollo auto non versato alla Regione Umbria negli ultimi 5 anni. Interroganti il consigliere Mancini e Nicchi, risponde l'assessore Agabiti. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, velocemente, visto il decreto legge 30 dicembre 1982, ricordato che sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultano essere proprietari dei veicoli al pubblico registro automobilistico PRA, ricordato altresì che in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultano iscritti al PRA, essere rispettivamente utilizzatori, usufruttatori e acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo. Evidenziato che il bollo auto è gestito direttamente dalla Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione delle regioni Friuli, Venezia Giulia e Sardegna, per i quali la tassa è gestita dall'Agenzia delle Entrate. Ricordato che con decorrenza del 1 gennaio 2004 la Regione Umbria si è convenzionata con ACI, che ha attivato un servizio di assistenza a favore dei contribuenti. Dato atto che il bollo auto costituisce un'entrata finanziaria importante per il bilancio della Regione, considerato che ammonta a circa 90 milioni di euro, considerato che in conseguenza della crisi economica derivanti dall'epidemia da Covid-19 numerosi cittadini si sono trovati nell'impossibilità di poter provvedere loro malgrado al pagamento della tassa automobilistica, considerato tuttavia che sono presenti altrettanti residenti nel territorio regionale che non pagano il bollo auto in nessun caso e che possono essere considerati dei veri e propri evasori fiscali, tutto ciò premesso e considerato si interroga la Giunta regionale per conoscere a quanto ammonta il bollo auto non versato alla Regione Umbria negli ultimi 5 anni. Grazie consigliere, prego assessore Agabiti. Grazie. Come evidenziato nell'interrogazione, a partire dal 1 gennaio 99, legge 27 dicembre 97, numero 449, alle regioni a statuto ordinario è stata attribuita la competenza per la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alla tassa automobilistica. La tassa automobilistica, detta comunemente bollo auto, è una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, PRA, dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria in via solidale col proprietario, esclusivamente nell'ipotesi in cui quest'ultimo provveda ad eseguire il versamento cumulativo delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei contratti di leasing stipulati sulla base di un'apposita legge regionale. La tassa deve essere quindi pagata a favore della Regione in cui risiede il proprietario del veicolo entro l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario, come prevede il decreto ministeriale 18 novembre 1998 numero 462, regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 55 numero 463. La tassa automobilistica regionale è un tributo che ha portato le regioni a confrontarsi con un gran numero di cittadini. Il numero dei contribuenti è ad esempio maggiore rispetto all'IRPEF dal momento che i veicoli iscritti al PRA di soggetti residenti in Umbria risultano alla data del 31/12/2018 il numero di 834.540, fonte ANCI. A tal proposito, recentemente, attraverso l'articolo 10 bis del decreto legge 124/2019, che ha abrogato il comma 1 bis del citato articolo decreto legge 472/97, sono state apportate modifiche significative all'istituto del ravvedimento operoso,
ampliando il perimetro di applicazione dell'istituto, consentendo a tutti i contribuenti di sanare le loro debenze tributarie non pagate usufruendo di sanzioni ridotte. Prima del recente intervento legislativo, per le violazioni riguardanti i tributi locali, compresa la tassa automobilistica, si poteva fare il ravvedimento al massimo entro l'anno nel corso del quale era stata commessa l'irregolarità. Persa quell'opportunità, non era più possibile rimediare spontaneamente con il beneficio di sanzioni ridotte, ma operava subito la sanzione in misura ordinaria del 30% dell'importo non versato. Con la modifica normativa introdotta, anche i tributi regionali, è ora possibile ravvedersi ben oltre quel termine dell'anno, sempre che però l'omissione o l'errore non sia stato già contestato. Dal momento che, come ogni altro tributo, anche la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione qualora il tributo non è stato pagato, la tassa si prescrive al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La Regione utilizza le seguenti azioni per il recupero del tributo non pagato: invio di avvisi bonari ai contribuenti che non hanno pagato la tassa automobilistica in base alle scadenze previste per l'anno d'imposta precedente, dicembre, aprile ed agosto. Esaurita l'attività di recupero della tassa automobilistica regionale con avviso bonario, per le posizioni tributarie che risultano ancora irregolari, si procede con la predisposizione delle minute di ruolo per l'anno d'imposta di riferimento del tributo al fine della riscossione coattiva delle somme dovute. I ruoli emessi negli ultimi 5 anni con i relativi residui da incassare vengono riepilogati in una tabella che lascia gli atti. Da ultimo si sottolinea l'attività di recupero della tassa automobilistica, che si è rilevata negli ultimi anni un'importante fonte di entrata. Al riguardo si precisa che ogni anno si effettua, anche come sopra specificato, un'attività di verifica sull'esatto adempimento tributario con l'avvio degli avvisi bonari a tutte le posizioni che non risultano in regola con l'adempimento tributario. La complessiva attività di recupero genera un significativo gettito: 20,6 milioni nel 2016, 19 milioni nel 2017, 18 milioni nel 2018, 23 milioni nel 2019, 8 milioni nel 2020. La significativa contrazione nel 2020 degli incassi afferenti principalmente alla riscossione coattiva è imputabile agli effetti degli interventi nazionali conseguenti all'emergenza epidemiologica, che hanno sospeso con rinnovate proroghe l'attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia comunque che l'andamento degli incassi spontanei relativi alla tassa automobilistica registrati negli ultimi 2 anni hanno mostrato un significativo incremento rispetto agli anni precedenti, passando da 86 milioni nel 2016 a 93 milioni e 274 nel 2020. Grazie Assessore, prego. Grazie Presidente, no, volevo ringraziare l'Assessore Gabiti per la puntuale analisi numerica e anche sostanziale, perché si evince sostanzialmente l'attenzione da parte del contribuente umbro a seguire le norme, quindi ai nostri concittadini va un grazie. Quello che nell'interrogazione, nell'ultimo punto, Assessore, era riferito e eventuali iniziative che spero che si prendano, perché nella nostra regione transitano in maniera cospicua molte macchine con targa dell'Est Europa e ovviamente queste macchine in qualche maniera sono più o meno nei nostri territori costantemente, quindi in qualche maniera bisognerebbe capire se sono residenti in questo territorio o come si adduce dal veicolo in un'altra nazione. Questo è un problema, perché si può chiaramente comprendere che, se ben indagato, poi magari scopriamo anche che questi concittadini in qualche maniera poi usufruiscono di contributi o altre agevolazioni che sono comunque collegate alla residenza, ma non, in questo caso non corrisponde sull'uso del veicolo. Questo è un po' il tema che volevo porre in attenzione, magari in futuro, ringraziando anche del lavoro puntuale che stanno facendo i nostri uffici regionali, si possa prendere questo esame incrociato attraverso un esame a campione di questi veicoli, corrispondendo poi se i nominativi stessi usufruiscono di contributi magari da parte degli enti locali, non so, contributo affitti, contributo mensa, trasporti e tutto il resto, per vedere ovviamente che poi la loro residenza di fatto in Italia, ma la macchina ha una targa straniera. Tutto qua, grazie.